Lunedì 4 febbraio 2019, benvenuti e bentornati con un nuovo appuntamento di Good Morning Milano. Buona settimana a tutti, rieccoci qui con una nuova settimana in compagnia insieme per così vedere un po' che cosa ci regala Milano e la città metropolitana di Milano in queste settimane. Oggi parliamo di... anzi, oggi abbiamo un gradito ritorno, se abbiamo già avuto il nostro ospite qui con noi e ve lo introduco immediatamente, l'avete qui di fianco a me, benvenuta Daniela Muragna, buongiorno Daniela. Ciao Fabio, ciao a tutti, buona giornata. Benvenuta, grazie mille di essere qui, Daniela di Mami and Family, esatto. Una realtà che insomma avete imparato nei tempi a conoscere qui su Milano News, ne abbiamo parlato tante, spesso e volentieri, ma insomma ci piace ogni tanto riparlarne, anche perché già a me piace molto il nome, nel senso che appunto si parla di bambini sì, si parla di mamme sì, ma non solo, infatti non è solo mami e bambino, ma è mami and family, come sempre di più la famiglia totale viene presa nella gestione e in tutte le varie fasi appunto di crescita della famiglia in questo esatto, punto, no? Sì. Raccontaci un po' bene, Daniela, che cos'è mami and family? Allora, i tuoi ospiti probabilmente mi avranno visto, spero, vivamente altre volte, e l'avevo già raccontato, ma è un piacere poterlo rifare. E il progetto parte da un'idea di famiglia, di genitorialità, di mamma. Io principalmente mi occupo della parte gravidanza, quindi faccio i corsi di ginnastica preparto. Intendo a specificare che è proprio una ginnastica preparto, non sostituisce il corso ospedaliero per diversi motivi, ma ci sono anche tanti specialisti che mi accompagnano e accompagnano le mamme stesse in questo percorso. C'è la fase successiva che invece è la parte post, dove il genitore, soprattutto la mamma, ha tanto bisogno di essere seguita. Anche qui molti specialisti ci danno tante opportunità. Oggi mi vedi anche qui con questo attrezzo un po' particolare, ho voluto dare un pochino di colore palla, ecco, al tuo studio. Questa è una semplice palla di Pilates che viene utilizzata per tanti tipi di lavori che faccio anche con le persone anziane, e devo dire che è un ottimo supporto sia per tutta la zona cervicale, per la zona delle spalle. È un lavoro che si può fare in tanti modi per tonificare, ma anche per dare molto relax. Io utilizzo di solito questo tipo di palla, è la palla un pochino più grande. All'interno dello studio di Settimo, che molti conoscono, ho proprio tutta una... Ricordiamo subito velocemente dove ti troviamo, poi parliamo di quello che si può fare dal punto della tua struttura, Fabio, perché non è una struttura sola, sei diciamo presente nell'ovest milanese. Sì, allora io sono presente a Settimo Milanese in via Libertà 35 e è sulla strada, perché molti si perdono all'interno, visto che c'è la parte anche industriale. Vetrina. Poi c'è proprio la vetrina, c'è Vittone, all'interno della residenza Il Gelso, lì ci troviamo in via Milano 51 per l'esattezza, e poi invece abbiamo via Garibaldi 1, Santo Stefano Ticino, all'interno di una struttura comunale, di una sala comunale, la sala Alda Merini, in cui facciamo più o meno le stesse cose che si fanno a Settimo. Ecco, Settimo è un pochino più conosciuto, il resto invece pian pianino lo stiamo sviluppando. Quanti è che sei a Settimo ormai? Settimo ormai sono quasi 5. Sei ormai tessuto sociale, sì, come si dice proprio in questo caso. Appunto, dicevamo, l'esempio, la ginnastica, parlavi prima della ginnastica post-parto, che non va minimamente a pre-post-parto, che non va minimamente, diciamo, a sostituire i vari corsi, pre-parto, cose del genere, ma anzi, sono proprio un aiuto in più, mi verrebbe da dire, no? Sì, assolutamente, nel senso che è proprio, diciamo che è importante, ora lascio giù la palla, poi magari vi faccio vedere qualcosina, pensare che comunque la mamma durante la gravidanza può comunque fare il suo movimento classico come lo fa durante l'anno, quindi il fatto di mantenersi in forma. Ovviamente viene strutturato il corso in maniera tale da poter andare a lavorare sulle parti in sviluppo, quindi il discorso del pavimento pelvico, il perineo, tutta quella parte che ha bisogno, e tanta respirazione, per poi aiutare la mamma ad arrivare nella fase proprio della, diciamo, la fase espulsiva, la fase di travaglio, in cui capisce bene o male quali possano essere le posizioni e cosa fare. E Fabio, mi permetto di dire, l'altra parte importante, che l'ho detta più volte, viene inserita tantissimo anche la figura del papà, perché il papà deve capire che cosa fare, diciamo, durante quel momento di condivisione. Tu poi in realtà in tutte le fasi, insomma, appunto parliamo di pre,
post, ma poi anche il molto post, diciamo. Il molto poi, post, poi sì, anche sì, nel, da dire, nel arrivo, tempo, arrivo no? Fino al nonno, quindi infatti, c'è da dire che si che va avanti, sì. Anche poi quando il bambino diventa più grande, anche quando poi il bambino ha avuto altre esigenze. Assolutamente, assolutamente, perché comunque noi seguiamo il genitore anche sotto tanti altri aspetti, ad esempio sulla questione dello spazio compiti, lo spazio a tempo, quindi se un genitore ad esempio ha l'esigenza di dire io non lo so, devo andare per esempio in ospedale per fare una visita piuttosto che a fare la spesa o comunque a un incontro in cui magari non mi sento di portare con me più mio figlio, c'è l'opportunità di lasciarlo a noi. Diciamo che questa parte ancora si sta sviluppando molto, ecco, posso per la cosa? questione. Anche perché è una questione che le mamme si sentono in colpa, secondo me, spesso lasciare i figli. Sì, questo è un altro degli argomenti che stiamo cercando di trattare o che trattiamo spesso con l'aiuto della psicologa, perché diciamo che il corso preparto non viene seguito solamente da me che fa la parte di attività fisica, ma principalmente e molto anche dagli altri professionisti che sono l'osteopata, che segue proprio la parte a livello fisico della mamma, se la mamma non so, ha problemi con la sciatica piuttosto che con la schiena, piuttosto che per tanti altri motivi, e poi dalla psicologa, non a caso adesso sta venendo proprio la slide in merito a questo incontro che abbiamo avuto appunto con una delle mie collaboratrici, con Cristina, e abbiamo trattato proprio il tema del baby wearing, quindi del portare in fascia, del capire bene cos'è la parte dopo, nel quale spesso e volentieri le mamme sono molto, e dico molto perché ho la riprova di questa cosa, lasciate un po' a sé, perché poi il genitore, il papà giustamente torna al lavoro, la mamma magari non sempre all'appoggio dei genitori, dei nonni o comunque di amici, e quindi a volte si trova in difficoltà. Quindi cioè, diventa cerchiamo... sempre, mi sembra che con gli anni appunto diventa sempre un po' più difficile, perché insomma una volta la famiglia era un luogo ampio ma ben protetto, dove diciamo c'erano delle figure, c'erano i nonni soprattutto, no? Di un appunto tempo i nonni che... e le nonne che davano sì. un grande aiuto, ormai anche perché insomma la vita è sempre più lunga, si è giovani un po' di più, si lavora sempre di più. Sì, il problema è proprio il lavoro, quelli che lavorano sì, si lavora sempre più, se si lavora tra parentesi, quindi insomma non è che diciamo che ci sono molte mamme che sono a casa, fortunatamente riescono a seguire i bambini per il primo periodo, poi c'è la difficoltà comunque del lavoro, quindi c'è anche un discorso difficoltà anche di inserirsi poi nel mondo del lavoro e di capire come gestire i bambini. E quindi è molto interessante appunto questo incontro che dicevi, che adesso rifarete a breve, dove proprio andrete a analizzare tutti gli aspetti psicologici proprio, diciamo. Sì, allora noi in quella parte abbiamo parlato principalmente del discorso del baby wearing e di cosa vuol dire, perché baby wearing vuol dire comunque l'utilizzo del portare nel bambino, quindi avere il bambino molto vicino alla mamma, no? Okay. Perché il contatto alla mamma soprattutto nel primo anno di vita per il bambino è necessario, quindi quella parte di cui tu dicevi del discorso del lavoro, per chi comunque rientra brevemente, quindi dopo 3-6 mesi c'è comunque una grossa, diciamo, difficoltà per la mamma, per questo senso di colpa come dici tu, perché c'è la parte iniziale del distacco di quando si partorisce, quindi dopo 9 mesi ti ritrovi completamente in un'altra situazione, e da là pian pianino, dopo che hai la tua vita di mamma, quindi tutte le abitudini, cioè hai proprio l'esigenza di rimanere vicino a tuo figlio, improvvisamente dici no, adesso cambia ancora, quindi io devo adattare la mia vita ad un'altra situazione di nuovo, e quindi è difficile a volte riuscire a trovare i parametri per stare bene. Mi viene a dire anche difficile se io poi appunto passo più tempo appunto con questo bambino sempre addosso, sempre con questo contatto molto molto sì, molto intimo, sì, poi però... doversi staccare, mi viene a dire anche per il bene della mamma a volte, però forse no? Infatti stavo giusto arrivando a questa cosa, perché a volte l'esigenza di avere il bimbo molto molto su di noi a livello fisico e comunque di avere molto contatto deriva dal fatto che tante volte è più un'esigenza del genitore e della mamma stessa che del bambino. Certo, il bambino ce l'ha, perché assolutamente, noi abbiamo trattato anche temi come il vizio, il bisogno, e poi lì io non mi permetto... Quanto è cambiato però? So che questo non avevamo parlato prima, però hai detto due parole interessanti, vizio e bisogno, no? Sì, ne avevamo già parlato forse, cioè, di questa cosa. Chi ad esempio è cresciuto con i nonni, come me ad esempio è cresciuto, sì, dire viziato e dire poco, nel senso che bastava fare così e i nonni correvano e facevano quello che voleva il nipote, alla faccia dei genitori che invece poi cercavano anche di... anche adesso, perché questo aspetto del nonno che insomma con i genitori che devono lavorare tanto, però posso difendere, non è questo il lavoro del nonno anche un po', però. Sì, ma infatti bisogna cercare di capire che è vero che c'è questa cosa chiamata vizio, almeno molti la definiscono tale, però alla fine è un po' la figura del nonno, nel senso che il nonno può fare ciò che gli viene chiesto dal genitore, ma lo può fare fino a un certo punto, perché è comunque un'altra persona. Quindi a mio parere bisogna rendersi conto, e resta un mio parere, che quando noi lasciamo i figli a qualcun altro dobbiamo pensare che quel qualcun altro non è noi, quindi con tutte le indicazioni che noi gli diamo l'altra persona
Qualcosa, il nonno ci mette l'emotività. Agisce sempre in buona fede, certo, nel senso, ecco, cioè, sì, quindi a volte sì, sentiamo i drammi familiari tra genitori, nonni, no, che lì, cioè, ricordiamo sempre che insomma il nonno lo fa perché vuole fare ancora forse meglio di come ha fatto il genitore. Diciamo che volentieri. Il nonno spesso volentieri è molto più preparato ovviamente per esperienza personale del genitore, perché è stato genitore e essendo poi nonno ha l'esperienza che porta con sé, però dall'altra parte ha proprio una visione differente, molto più matura, e quindi bisogna cercare di capire che non si tratta solo di vizi, e forse ma di tante si altre può cose anche positive. Godere questo nuovo bambino senza responsabilità però del genitore, quindi ecco, c'è anche infatti, questo è molto interessante, no? Sì, una volta può divertirsi un po' di più, diciamo sì, un po'... sì, diciamo che è proprio più Dicevi appunto guardate appuntamenti importanti come questo sì. che abbiamo appena visto, però ci sono tanti altri in allora io mi sono portata una diciamo. Piccola scaletta tra virgolette per aiutare i nostri ascoltatori a capire un pochino. Allora intanto ci sono i corsi preparto che sono sempre in attività, nel senso che io di solito lavoro con 2-3 mamme, non di più, perché voglio cercare di seguire la mamma in maniera proprio completa, quindi dal punto di vista emotivo ma anche e soprattutto quello fisico, e tante volte mi ritrovo ad avere anche solo una mamma, sempre su richiesta ovviamente della mamma stessa, e questo a me non crea problemi, però c'è la possibilità ovviamente di fare anche il corso preparto con quelle 3-4 mamme, se c'è una grossa richiesta queste 3-4 mamme ovviamente vengono spalmate magari in più corsi. Teniamo sempre conto che i corsi sono divisi in giorni, però sono sia settimo, quindi cerchiamo di coprire più spazi, sia settimo, sia Vittuone, sia Santo Stefano. Adesso abbiamo questo incontro con la psicologa di cui abbiamo appena parlato, abbiamo la parte della nutrizione, quindi parleremo di svezzamento, e poi un'altra cosa molto bella, Fabio Nuova, che è una mamma tra l'altro, perché al Mami and Family sembra strano, ma sono tante le mamme che collaborano, mamme e comunque genitori, quindi un po' anche il fulcro e l'obiettivo dell'avere creato questo progetto e questa unione insomma di professionisti e anche genitori è un po' anche proprio questa, far sentire la propria, no? Anche a livello di esperienza personale e professionale come genitore. C'è una ragazza, Ramona, che verrà a parlare delle cellule staminali, perché è un argomento un po' particolare. Tante volte è un pochino, nel senso per cercare di capire l'utilizzo che se ne può fare, se si può riutilizzare, se qui in Italia per quanto riguarda le norme e tutto quello che gli ospedali ci consentono di fare. Insomma, avere un po' di informazioni e cercare di accogliere un po' tutte le domande che i genitori si fanno. Si parlerà di quello, si parlerà della placenta, si parleranno di una serie di cose, poi eventualmente daremo le date. Successiva a questa c'è una cosa molto bella che sto facendo e che sta andando molto bene, almeno una volta al mese, che è la disostruzione pediatrica. La stiamo trattando con l'associazione Salvagente, abbiamo 2 date, 19 febbraio che è il Salvagente, in questo caso l'abbiamo, scusami, sempre Salvagente ma Salva Bimbo, ed è un corso molto più lungo. Sì, forse anche la locandina del Salva Bimbo. Sì, perché è anche online sulla pagina, okay. Pagina Facebook. Tra l'altro a breve se riusciremo avremo anche il sito, però ottimo. Per il momento ci stiamo organizzando e quindi c'è questa locandina che stai facendo vedere tu adesso di Vittuone, dove il corso però dura un pochino di più, quindi diciamo che è dedicato magari ai nonni o comunque a eventualmente persone che lavorano con i bambini, che sono anche professionisti, si possono ritagliare del tempo, genitori che hanno turni, perché è dalle 2 alle 19 di sera. Parleremo anche del defibrillatore, che in teoria dovremmo averlo tutti quanti, saper utilizzare tutti. Sì, ma sì, importante sempre se anche per sempre strada, più in giro, anche ormai esatto, nelle scuole, nelle strutture sportive. Cominciano sì. a trovarsi, quindi è giusto anche magari, è vero che c'è esatto. la voce guida, è vero quello che vuoi, ma insomma imparare magari a saperlo usare prima sì. sarebbe meglio. Di più è tutto lì. L'aspetto laterale. Infatti, ma si spera sempre di non doverlo usare, però insomma poi no, c'è si spera di no, cui, però se dovesse essere poi è meglio saperlo pronti. Usare piuttosto sì. che... Anzi, approfitto, apro e chiudo, è capitato una mamma che è venuta a un corso sempre Salvagente sulla disostruzione e ne è uscita piuttosto, tra virgolette, spaventata, nel senso che gli sono state messe addosso delle ansie che invece... Ho visto dei corsi di costruzione, fanno paura, sì, è vero, sì, effettivamente. Perché finché è una cosa che non fai solo tu direttamente sul manichino è un conto, quando pensi mentalmente che lo dovrai fare, va messa nel... però se succede a tuo figlio e sai cosa fare, tutta un'altra cosa fare, no? Immagino, vuol dire che salvi una vita. L'altra cosa bellissima che stiamo tenendo adesso è la musica. Anche qui avevi fatto probabilmente vedere esatto forse quello che c'è adesso e c'è Carlo che è un professore di musica laureato proprio in musica che sta venendo appunto lì a settimo, questo è un evento di settimo, è partito il 19 di gennaio
e viene tenuto ogni 2 settimane, quindi il prossimo incontro è questo sabato ancora. Alle 10 accogliamo i bambini per dar modo ai bambini di vedere bene un pochino quello che è l'ambiente e farli un po', diciamo, proprio ambientare. Lui arriva verso le 10.30-10.45 e fa questo corso di musica veramente molto bello. Trovate il post tra l'altro su Facebook per andarlo a vedere. Il contributo per la partecipazione è 10 euro a bambino e possono partecipare tutti e 2 i genitori, e la cosa bella è proprio perché ci sono i genitori insieme, quindi per il momento per i bambini da 0 a 36 mesi. Poi invece faremo quello dai 4-5 anni a 6-7, insomma. Perché diciamo prima, appunto, non è solo per i neonati, non è solo per chi deve ancora nascere, ma appunto anche per i bambini più grandicelli, sì, da 4-7 anni. Sì. Sono tante attività comunque all'interno di mamma e family, no? Per anche i più grandicelli. Un'altra di questi, mi sono permessa di portare oggi questa a Paola, che spesso capita, che mi falla pure vedere tu. È una favola che ho recuperato in biblioteca, però sbirciando tutte qua e là, si chiama Tutte mondo. Le pance del mondo. Ho detto, questa è curiosa e carina. E se apri la, se vuoi, magari la prima pagina, sì, e poi apri fuori il coccodrillo di nuovo, apri praticamente si vedono, okay, esatto, si vedono tutti i coccodrilli, le pance dei coccodrilli, i cucciolini, come partoriscono questi animali, quanto tempo gli ci vuole per partorire, quindi insomma è una cosa carina legata a quello che è il mondo della mamma. Un leone, eccolo qua. Esatto. Leonessa, cioè sì. E tra l'altro queste favole vengono proprio raccontate ai bambini, ovviamente con la scelta anche del genitore, durante le feste di compleanno. Quindi noi facciamo la festa di compleanno, ne ho fatta una recentemente per una bambina di 6 anni, ovviamente magari il tema era differente, sempre concordato con la bambina. E con il genitore, perché poi anche le trame sono importanti da scegliere in base all'età. Beh, immagino un bambino che sta aspettando la sorellina che arriva. Certo, sì, genere, è carina. È un bello. Tema interessante questo, esatto, ad esempio. Sì. E quindi noi basta accordarsi, lo spazio di settimo tiene più o meno una decina di bambini, quindi le feste non possono essere un po' come quelle che vengono fatte sui gonfiabili, però i bambini poi costruiscono il personaggio, quindi si fa un lavoro tipo teatrale, insomma, questa cosa piace parecchio. Ricordiamo bene appunto come fare a trovarti, dove troviamo le informazioni anche su internet, sì, e dove troviamo fisicamente. Allora, c'è appunto la pagina Facebook, è Mami con la Y, proprio scritto in inglese, e commerciale, perché molti si sbagliano, però di solito anche scrivere Mami più o meno si trova, è contraddistinto da un cuore rosso e giallo. Quello vedete che passare nei banner sotto la nostra diretta, in questo momento ci sono già i riferimenti a Mami e Family. Esatto, e poi c'è comunque il mio numero di telefono, che è 349 44 92 797, anche lì trovate tutto. La mail dorispippo@gmail.com, e poi c'è la mail nuova, che è mamiandfamily2016@gmail.com. comunque trovate tutto, sempre anche all'interno della pagina c'è tutto. Poi diciamo tanti altri appuntamenti, tanti altri progetti anche. So di un progetto, ad esempio, per che mi è venuto a chiamare un po' SS Tata, ve l'hai chiamato? Sì, allora il portale SS Tata, noi collaboriamo con il Pianeta dei Bambini, che è comunque un franchise per gli asili, magari molte mamme che sono in ascolto sanno di cosa parlo, e il 30 marzo, poi lo accerto bene con un volantino, comunque con un post su Facebook, faremo un incontro con loro che durerà un bel po', e in questo praticamente portale Tata dà modo ai genitori e alle mamme, questo è un altro tema, Fabio, per la parte del post, di cercare la persona giusta a cui affidare i propri bambini. Quindi è una formazione che viene data anche attraverso il Mami in Family, che ospiterà loro, alla persona che si occuperà dei bambini. Quindi chiunque voglia diventare una tata, e sia già una tata che vuole formarsi maggiormente, può venire e fare il corso relativo, non so, la disostruzione pediatrica, tra l'altro con la stessa associazione, inserita anche con loro, e poi tanti altri aspetti, non so, di come occuparsi del bambino. Allora, è molto interessante, è un aspetto dove cose. Magari in Italia c'è ancora un po' questa idea che appunto la babysitter è quel lavoro che fai tra l'università e prima di andare a lavorare a McDonald's, spesso volentieri, no? Quando invece è tutt'altro, nel senso che sappiamo nel mondo, soprattutto il ruolo esempio della nanny in Inghilterra, il ruolo straniconosciuto, con tanto di patentino, con tanto di esatto, questo quello che graduation, manca tanto. Con tanto di, cioè, di attestati che ti portano ad avere poi sempre più una professionalità che
sarebbe normale chiedermi, insomma, se voi chiedete al vostro meccanico di essere bravo ad aggiustare la macchina, io lo dovrei chiedere anche a chi Sì, magari mi gestisce i figli qualche ora al diciamo, giorno, esatto, cioè cioè preferirei dovrebbe uno che ne sa, che è professionista, essere. giusto, no? Esatto, sì, Invece non so certo. dire a quel lavoro, insomma, diciamo che appunto È un po' di è gradino appena dopo il transito, dog sitter, no? cioè quindi Un po' di quello, insomma, transito quando anche lì in che. realtà bisogna professionalità, anche in quello ci vorrebbero, quindi molto Assolutamente, di transito sì. e con pochissima personalità e molto poco riconosciuto, quando invece sia da una parte che dall'altra bisognerebbe Ma diciamo che un cominciare. genitore quando deve andare comunque a lavorare o anche se non deve andare a lavorare come suo diritto, magari passare una serata col proprio compagno piuttosto la mamma, piuttosto che con degli amici, è giusto che sia tranquillo quando esce, no? Quindi l'idea che ci sia qualcuno che sa Quindi c'è qualcuno che abbia, ambientarsi, sa insomma, che che sia fare. Non a caso attestato, ci che sarà anche abbia la puericultrice, certificato in un cioè. certo senso, o Esatto, comunque sì. insomma, che sta approvato da chi comunque sa di cosa stiamo parlando, è infatti una cosa molto molto interessante. Quando inizierà più o Allora, meno la data all'incirca? dovrebbe essere quella del 30 di marzo, che è un sabato e sono più o meno 5 ore di corso dove vengono illustrate tutta una serie di cose. Anche qui ci sarà poi la. Non l'ho potuto portare oggi perché avevamo la certezza sì e no di questa data e poi volevamo No, beh, tanto elencare dice bene quelle che sempre, erano infatti. le Infatti, varie proposte nel molto interessante corso. delle proposte che ci portate invece quella della settimana del cervello, che è andata Sì, te così, ne no? parlavo prima perché Infatti. abbiamo gli altri due incontri, sempre perché diciamo che per far capirci bene, prima che poi si venga un po' ci si confonda un attimino, è quello di capire che c'è il mondo della mamma dal punto di vista della ginnastica e dei corsi preparto. Da lì si parte col discorso di tutta una questione di cose che seguono comunque il genitore, che può essere la disostruzione, piuttosto che la parte, come dicevamo adesso, della questione del pianeta dei bambini, di tutta questa formazione per chi si occupa dei nostri figli, la questione dei nonni, perché ci sono anche degli incontri con i nonni, sia a livello di ginnastica, quindi che il nonno possa venirsi a bere un tè, chiacchierare, discutere, confrontarsi con altri, parlare dei loro nipoti. Con la nutrizionista abbiamo fatto anche un incontro relativo a leggere l'etichetta, come fare la spesa. Anche questi nonni che comunque devono sapere come alimentare i loro nipoti, no? Giusto. Soprattutto nella fase dello svezzamento che non sempre è seguita dai genitori. Quindi c'è anche quell'aspetto lì. E poi tutta l'altra parte delle serate a tema che sono molto importanti, tra cui quella di cui mi stai parlando tu, che non è esattamente una serata, ma è una settimana Una settimana, particolare, che è la giusto? settimana del cervello, sì, mi è stata indicata appunto dalla professionista che ci ha seguito già nell'altra serata, e in questa settimana del cervello noi abbiamo avuto l'idea, diciamo, di proporre questo incontro gratuito. Che è il 16 di marzo, è un sabato pomeriggio e in questo incontro noi andremo a parlare proprio delle varie fasi del cervello, quindi del cervello di quando si è bambini, del cervello di quando si diventa genitori, del cervello di quando si diventa anziani, quindi delle varie fasi e nella fase centrale ci sarò anche io perché nel volantino poi che arriverà ufficiale c'è scritto. Dove parlerò del beneficio del fare ginnastica Perfetto. e di tutta la parte legata al pre e post parto. Quindi Daniela, diciamo cos'altro? che di Siamo in carne al fuoco chiusura. ce n'è sempre Infatti, tanta, siamo in chiusura. Fabio, Ci siamo vedi? dimenticati qualcosa? Abbiamo detto tutto? No, abbiamo detto tutto. Ci sono altri incontri gratuiti, un altro di questi il 1° di marzo, però io Ok. direi Con la agli pagina Facebook si spettatori di trova andare sulla tutto. pagina Facebook perché comunque lì troveranno tutte le date. Poi, anzi, se qualcuno vuole eventualmente chiedere informazioni, c'è il numero di telefono, la mail o anche in un semplice post dialogare e creare una discussione non fa che Perfetto. agevolare il lavoro. Ricordo, stiamo parlando comunque di un ovest milanese, zona Odense, Magentino, Settimo, insomma, Settimo, Santo Stefano, Vittuone, insomma, viene lei praticamente da voi, non siete voi che dovete andare da lei, insomma, la trovate praticamente ovunque, sono tutte e tre mol sedi molto facili da raggiungere, comode appunto da tutta la parte dell'ovest milanese, sia che arrivate dalla città sia che arrivate da fuori la città. Il L'ultima sito cosa è la internet l'abbiamo stagista, se detto. vuoi. Esatto, So che infatti stai cercando un attimino di se mi vuoi avere un po' di aiutare in questo, collaborazioni, sì. no? Sì, ho bisogno di qualcuno che collabori con me. Al momento stavo pensando alla figura per dare l'opportunità comunque a chi si sta laureando, quindi ad una stagista Stagista curriculare. curricolare che mi possa dare una mano. Quindi io pubblicamente lo dico adesso, chi vuole Insomma, se può qualcuno scrivermi. che studia Allora, psicologia. principalmente mi servirebbe qualcuno che è Esiste ancora nella parte psicomotricità? del. Esiste ancora? Sì, So che una volta c'era questa parola, esiste certo. Sì, ancora, qualcuno che mi possa seguire dal punto di vista pratico, anche con i bambini, che quindi abbia, diciamo, magistrale e sia
stia seguendo comunque okay. tutto quell'aspetto. Dall'altra parte, anche importante anche quella, è la questione del marketing, quindi chi okay. ha voglia di cimentarsi. So che esistono parte. Qualcosa tipo scienze dell'educazione con marketing, comunicazione, sì. ma comunicazione la mettono ovunque, quindi si va quello bene quello, sì, quello sì. non è. Diciamo che l'aiuto che ci potrebbe essere è proprio quello di cercare di farci conoscere il più possibile anche attraverso il web, quindi chi Perfetto. Studia nel settore potrebbe avere voglia di partecipare. Studenti di milanesi, fatevi avanti, se vi servono i crediti per il vostro stage curriculare, Daniela è qui, le convenzioni si fanno in un attimo con l'università e quindi insomma benvenga e lavorarsi. Mi sembra un bel lavoro, non è solito lavoro d'ufficio a fare fotocopie tutto il giorno, insomma sì, qualcosa cioè, di stimolante e divertente. Contatto col pubblico. C'è da andare in giro, c'è da muoversi, c'è da trottare, ma giustamente se sono a casa a dormire c'è tempo poi per starne dopo o prima, quindi va esatto. benissimo così, no? Esatto, infatti. Fabio, sì. Dani, davvero, grazie mille di essere grazie qui con a noi voi. Oggi. Ricordatevi le coordinate, le trovate qua sotto nella nostra diretta, anche nei banner che passano. Daniela, torna a raccontarci appena le nuove idee, appena sì. i nuovi format, i nuovi eventi. Noi siamo qua, sempre disponibili a darti spazio. Grazie, grazie mille. Ciao Daniela, a tutti, buona Urania, giornata. Mami and Family. Presto, ciao. Grazie mille di essere qui con noi, grazie anche a tutti voi che ci avete seguito. Vi ricordo come sempre che l'appuntamento con Good Morning Milano torna domani alle 12.30. Sempre qui in diretta, domani è martedì 5 febbraio e come tutti i martedì si parla di periferie con Walter Cherubini e i suoi ospiti. Grazie mille, arrivederci, a presto!